correre 48 ore nella foresta amazzonica è un'esperienza dalla grande intensità, perché ti ritrovi in un ambiente che ha una potenza dal punto di vista naturale incredibile, sei totalmente immerso in questa selva, con questi suoni, con questi profumi, con questa umidità così unica, e quindi qualche cosa che ti porterai dietro per tanto tempo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista dell'emozione. Missione compiuta per l'ultramaratoneta, imprenditore, scrittore e amministratore delegato della Fondazione CESVI Ollus, Daniele Barbone, prima persona al mondo a correre per 48 ore nella selvaggia foresta amazzonica. Dal punto di vista della corsa in quanto tale non è qualcosa di particolarmente insolito per chi è abituato all'ultra trail, ma organizzarlo dal punto di vista fisico è stato molto particolare, perché c'è stato bisogno delle comunità locali che mi indicavano i percorsi, c'è stato bisogno anche di supporti per quanto riguarda la sicurezza. Durante la 48 ore Daniele ha ripercorso il tracciato delle piante di noce amazzonica peruviana, per le quali la fondazione ha lanciato l'iniziativa Adotta una pianta, con il solo supporto delle comunità locali. Questa pianta ha oltre 200 anni, una bellissima pianta di noce amazzonica che consente ai nativi di questa regione di poterne raccogliere i frutti e mantenere questa zona di foresta amazzonica importantissima. Chi decide, come ho deciso di fare anch'io, di adottare una pianta, consente quindi la gestione sostenibile della foresta, consente alle popolazioni native di avere un'opportunità di reddito che si integra perfettamente in questo territorio. Nessuno prima d'ora aveva tentato questa impresa sportiva di sensibilizzazione. Al tempo stesso, le persone locali non solo gli hanno fornito assistenza, ma hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa, tanto che alcuni si sono uniti a Daniele nel correre per alcuni tratti. Anche la bellezza del fatto che diversi indigeni hanno deciso di farne alcuni tratti con me è stato qualcosa di veramente unico. La missione è stata l'occasione per visitare alcuni importanti progetti in Sud America della Fondazione di Bergamo, legati alla sostenibilità ambientale, all'agricoltura e alla protezione dell'infanzia. Siamo arrivati in una zona nella quale si vede che cos'è la deforestazione. Io ho fatto la mia parte, non c'è tempo da perdere, tocca a voi adesso fare la vostra.